Buongiorno caro Nicola. Allora, oggi diciamo che, come hanno detto in radio, in televisione, sembra che siamo, diciamo, sulla via del rilancio. Usiamo il termine con cui hanno chiamato il decreto i nostri governanti. Vabbè, per la rinascita completa è ancora un po' presto. Comunque, dai, speriamo in bene. Comunque, diciamo il vero motivo di questo programma che facciamo oggi. Diciamo, dobbiamo dire che ieri hai festeggiato il 27° compleanno. Ah, quindi fammi sa fa raccontiamo un po' agli amici qui di Facebook. Com'è andata la tua giornata, il tuo compleanno ieri? Ma però mi raccomando, hai fatto anche due passi, ancora ti sei ritrovato come si dice? Perché insomma, dopo aver mangiato cose buone, bisogna pure. Ah, io ieri ringraziando, diciamo, il Signore, poi ci affacceremo sul tema delle chiese, praticamente oltre, diciamo, all'incontro che stiamo facendo più o meno da un mesetto sul cellulare con il gruppo del rinnovamento nello spirito, mi sono visto anche con Maurizio. Che com'è te, diciamo, è un ministrante, quindi e appunto poi collegandoci, e ora vedo qui un mio caro amico si è collegato e ci sta seguendo, Amedeo si chiama, ciao caro Amedeo, e niente, quindi da oggi il mondo della Chiesa, diciamo, anche lui va a nuova vita. Perché i fedeli finalmente possono tornare tra i banchi e partecipare alle celebrazioni eucaristiche. Diciamo che la mia parrocchia, qui di vicino caso, la parrocchia Spirito Santo, almeno da quando ho capito, le prenotazioni telefoniche saranno prese solo per il fine settimana, il sabato e la domenica. Quindi diciamo in settimana sono libere. È ovvio però che ho letto anche sulla pagina Facebook della parrocchia che l'importante è, oltre alla mascherina, il metro di distanza, l'igienizzazione, perché verranno apportati dei gel igienizzanti in diverse parti della parrocchia. Quindi, beh. Io sono contento di questo, che diciamo comunque che l'importante, come ho letto anche, che al termine di ogni celebrazione, piano piano, senza creare accalcamenti, bisognerà quindi poco per volta lasciare la chiesa. E poi non so se anche nella zona tua, a San Magno, dei volontari dopo ogni messa puliranno e sanificheranno l'ambiente. Insomma, è molto importante, Nico, se no qua voglio dire, non è che possiamo permetterci un altro paio di mesi chiusi in casa, no? Non si può. Poi con l'avvento dell'estate, diciamo che forse ci siamo tra virgolette gio no giocati l'estate, però sì, forse qualche bagnetto si potrà fare, insomma, comunque staremo a vedere. Quindi, come mi ha detto anche il mio amico Maurizio ieri, forse credi anche tu, finalmente si potrà andarsi a fare una bella sistemata di capelli, barba, shampoo, insomma, quello che. Però bisogna, se non mi sbaglio, chiamare, diciamo, il barbiere, il parrucchiere, insomma. Ma diciamo che io
avendo un po' la fortuna di avere la macchinetta a casa, ho, diciamo, fatto questo servizio. Ho fatto, mio fratello ha fatto questo servizio 3 settimane fa. Difatti, insomma, mi sono già un po' cresciuti i capelli. Vabbè, quello è normale. Comunque, insomma, proverò anch'io magari, anche così per scambiare due parole, andrò a trovare il mio barbiere. Quindi, beh, ho sentito anche la radio proprio mentre stavo tornando da lavoro a casa che nei bar, presumo anche nei ristoranti o pizzerie. Sì, no, volevo dire c'è stato qualche piccolo rincaro dei prezzi, però insomma è un po' giusto perché voglio dire queste attività sono state chiuse da, quando è stato? Da marzo, quindi non, cioè, no, non hanno avuto più un guadagno, un profitto, eppure è giusto che. E il resto, anche oggi più o meno qui da noi a Trani, un po' giornata nuvolosa, temperatura un po' freschetta, e quindi. Ah, e poi ho visto, poi me lo guarderò il video, Silvio Todisco, lo psicologo e musicoterapeuta che te ne parlavo qualche giorno fa. Oggi ha caricato un nuovo video sul suo canale YouTube, quindi me lo andrò a vedere quando finiamo qui e poi porto la, diciamo, questa trasmissione qui da Facebook anche su YouTube. E niente che dire, che come si dice, la psicologia, soprattutto in questi mesi, insomma, è stato un po' il piatto forte di tutti, perché ci sono, vabbè, noi magari abbiamo i nostri genitori, però c'è chi magari o non ce li ha più o magari, non so, conviveva, aveva una storia sentimentale, poi, insomma, magari non è finita proprio bene. Però c'è chi ne soffre di più dal punto di vista psicologico, perché se magari io rispetto a qualcun altro che non per colpa sua è stato un po' male in questi mesi, insomma, e poi facciamo anche un, per esempio, un plauso a chi non sembra non per colpa sua sta in carrozzella oppure è una persona autistica e quindi perché quelle persone hanno sofferto un po' di più in questi mesi. Però speriamo anche, leggevo che purtroppo però è ancora chiusa la villa comunale, speriamo che anche la nostra villa sarà riaperta. Qui nella zona di casa mia, non so se hai letto o hai visto un po' in televisione, hanno buttato giù il muro di cinta che stava dove c'è la strettoia. Ma speriamo, chissà, magari potrebbe venire una piazzetta in quella zona. Speriamo bene. Beh, caro Nicola, io di nuovo, come ieri, ti ho fatto gli auguri di buon compleanno, quindi. Però mi raccomando, con questo è una cosa così, un po' a ridere, a scherzare. Tu piano piano ti avvicini sempre di più a quota 30. Insomma, qui, come si dice, giorno dopo giorno e soprattutto compleanno dopo compleanno avanziamo di età, insomma. Beh. Anch'io a luglio da 25 passerò a 26, quindi. Beh, allora che dire, Nico? Ringraziamo tutti coloro qui, ne vedo qualcuno che ci sta seguendo, però ci sono anche degli altri. E
Di nuovo ringrazio, salutiamo qui Amedeo, Sergio, Mirko, Maurizio e gli altri che ci stanno seguendo e chi guarderà il video anche su YouTube. Allora, Nicola, ci lasciamo dicendo che ci diamo appuntamento per il nostro programma tra qualche giorno e dove magari, chissà, parliamo io. Magari ho una mezza idea di fare il nostro programma venerdì, perché così magari parliamo un po'. Penso che tu in questi giorni, penso ti dovresti o vorresti recarti a San Magno come io giovedì qui alla parrocchia Spirito Santo. Con gli altri del gruppo del rinnovamento nello spirito dovrò partecipare all'adorazione eucaristica alle 8, alle ore 20. Beh, allora Nicola, io ti saluto. Ovviamente ci sentiamo privatamente se abbiamo bisogno di scambiare due parole. Buon proseguimento di giornata, buona settimana. Come si dice, che Dio ce la mandi buona. Ciao. Ciao. Bene, cari amici, allora il nostro collegamento con Nicola è terminato, quindi come ho detto, ora questa diretta passerà in differita, diciamo, su YouTube. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, quelli che ci seguono solitamente, ma anche chi si approccia per le prime volte, questo nostro programma fatto, diciamo, come si dice, in base alla possibilità sia mia che di Nicola. Quindi, buona giornata, buon proseguimento a tutti, buona ripresa, anche perché ho detto un po' presto per parlare di rinascita. Comunque, buona ripresa a tutti. Alla prossima, ciao.